Bella ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi volevo darvi le mie prime impressioni di Ryzen 2 Dark Waters, gioco della Deep Silver e della Piranha Bytes. Questo è un gioco di ruolo a stampo piratesco, diciamo. Rispetto al primo Ryzen, questo qui è veramente basato tutto sui pirati. Ed è proprio per questo che ho voluto provarlo. Ma io, senza rotture di coglioni, vorrei andare subito dai pro e dai contro. Partiamo dai contro. La cosa che subito si può notare è che non ci sono i dialoghi in italiano. Ci sono i sottotitoli in italiano, però i dialoghi sono in inglese. Ma comunque, se qualcuno riesce a capire abbastanza bene l'inglese, riesce a capire anche che i dialoghi sono comunque di buona qualità. With all due respect, Lieutenant, you're drunk and a disgrace to the uniform. Go bother someone who gives a damn. Commandant Carlos wants to see you. He's waiting at the top of the tower. Well? All right. Tecnicamente, veramente non ci siamo. Una grafica abbastanza fatta male, perché ci sono molti bug, pop-up, poi che non c'entra, lag abbastanza. Ci sono molti salvataggi e abbastanza lenti. Quindi tecnicamente possiamo dire che non è uno dei migliori. E comunque abbiamo un combattimento che, per quanto vario, comunque è abbastanza annoia, perché comunque sarà basato sulla pressione di un unico tasto e magari un altro per parare. Quindi siamo sempre su due tasti, magari se c'era qualche varietà in più nelle combo eccetera sarebbe stato meglio. I contro, per quello che ho giocato io, che ovviamente non l'ho finito, ho giocato non so, la prima mezz'oretta di gioco, sono questi. Ricapitolando, i sottotitoli, una grafica non perfetta, il combattimento un po' così e così, sono comunque i contro peggiori che per ora ho riscontrato nell'avventura. I pro, invece, sono che comunque l'ambientazione c'è. Non è curata al massimo, però è una bella ambientazione, perché comunque vedi un'isola, vedi il mare, tutte queste cose qui. È bello, se fosse stata curata un po' di più sarebbe stato veramente fantastico. Shoulder arms. Psst. Put that away or you might need it. Shoulder arms. Are you trying to piss me off? That's right. Orders or no orders? I keep on thinking, why are we waiting? Hai le armi da fuoco, hai la magia, hai i bastoni, hai il voodoo, hai che cacchio ne so, hai un sacco di cose da fare. Ci sono un sacco di modalità di combattimento. Ok, magari non sono rese al meglio, però
la varietà di questo gioco è quello che ho voluto apprezzare. C'è un menu che veramente è elementare, non possiamo lamentarci di un menu difficile da utilizzare, che potrebbe farcela anche un animale da calci in culo. Non lo so, un sacchetto dell'immondizia probabilmente riuscirebbe a gestirlo. E comunque la gestione delle abilità e di tutto il resto tramite il joystick o il joypad, come volete chiamarlo, è fatta bene, non è difficile, questo gioco non è difficile comunque da giocare. Quindi, riassumendo un po', io a questo gioco, per ora, per la prima mezz'ora che ho giocato, gli darei un 7,5, perché volevo andare proprio oltre alla grafica. Abbiamo un buon sonoro, non epico, ma neanche male. Abbiamo un gioco che, andando avanti, secondo me sarà veramente divertente, pieno di cose da cercare, tesori, un sacco di cose da fare. Ci sono molti DLC, uno già incluso nella versione normale, più altri che ne usciranno, quindi sembra veramente un gioco molto divertente. Ragazzi, questo video finisce qua. Ovviamente, se avete qualcosa da chiedermi, commentate qui o mi mandate un messaggio privato. Spero vi sia piaciuto, fatemi sapere, ovviamente consigliato, se volete andare oltre ai soliti giochi, ovviamente questo è consigliato. Ragazzi, ci vediamo al prossimo video, ciao!